Ben ritrovati sul canale, sono Fani e oggi andremo a vedere un jig per effettuare tagli ripetuti con la sega circolare. Purtroppo io non ho una sega circolare con il binario guida, quindi ho chiesto a un amico di provarlo per me, questo jig. Quindi adesso io darò la scatola a lui e così darà la sua opinione e il suo giudizio e vi farà anche vedere come si monta. Adesso io ho qui la scatola e gliela porto. Questa persona qua è Gianluca, lui fa parte dei makers, probabilmente l'avete già visto perché compare nel video del tavolino che abbiamo fatto insieme, o comunque se ci seguite su Instagram sapete benissimo di chi sto parlando, una persona veramente molto professionale e come vedrete vi spiegherà per filo e per segno come funziona il jig. Quindi io adesso lo passo a lui, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace se il video vi piace e commentare. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, perché se Gianluca non è stato bravo dovrò licenziarlo. Sì, intronco. Comunque, qui c'è la scatola. Gianluchino, sei pronto? Prendila al volo, eh! Pacco arrivato, grazie Fani. Andiamo subito a spacchettarlo. Sono GM Wood Lab, questo è il mio laboratorio e andiamo a vedere che cosa ci è arrivato dall'alto. Allora, per prima cosa possiamo dire che la scatola ha un ottimo imballaggio. Come si può vedere, è tutto ben verniciato, tutto bello rosso. La scala millimetrata è semplicemente stampata, quindi probabilmente alla lunga i numeri potrebbero andare via. Le asole sono ben fatte. Come vi dicevo, ci sono all'interno 8 binari guida, sono tutti con scala millimetrata, con la dicitura che riporta probabilmente il montaggio dei pezzi. Questo è 1 di 1. 2, 1 di 2, 1 di 3, 1 di 4. Abbiamo anche sul bordo l'altrettanta scala millimetrata che viene da sé, che questo verrà montato in questo modo. Sebbene posso essere totalmente soddisfatto dell'involucro protettivo che custodiva all'interno tutti i vari pezzi, non posso dire altrettanto della totale assenza del libretto di istruzioni o comunque di immagini su come montare questa guida. Complessivamente i binari per la costruzione di questa guida a tagli ripetuti sono due. Il primo l'ho fatto da solo, adesso insieme vediamo di fare il secondo. Allora andiamo a preparare subito questo. Prendiamo le viti . Stiamo lì a serrare tutto adesso perché non ce n'è bisogno. Paradosso che sono forate, ma lo capirete dopo perché sono forate fino alla fine, quindi vi sembra una stupidata, ma dopo ci se ne accorge. 1 di 1, 1 di 2. Questo è il motivo per cui sono forate. Queste andiamo a serrarle perché consente il binario di essere fisso. L'altra scala millimetrata sul fianco che serve anche per le regolazioni. Ora fissiamo bene il tutto e andiamo ad inserire i fermi. Inseriamo il barilotto da sotto. Questa è l'asta che serve appunto per distanziarla e fare i tagli ripetuti. Mettiamo da un lato la sua cuffietta e dall'altra parte, dopo che l'abbiamo infilata, andiamo a mettere sul tappino.
Adesso che abbiamo infilato la barra, andiamo a mettere i fermi alla barra stessa. Anche stavolta senza stringerli tutti non ha senso, perché adesso bisognerà andare a fare le regolazioni. Le regolazioni che devono essere fatte in maniera impeccabile. Ora che la fase di montaggio è stata fatta per entrambi i binari, andiamo a prendere il riscontro e il punto zero sul nostro binario, in questo caso sul nostro binario Festool. Un consiglio che vi sento di darvi è: qualora nel momento in cui dobbiate inserire i vostri binari all'interno del binario guida Festool e dovesse essere un po' ostico l'inserimento, fate come ho fatto io. Smontate la track, infilatela dentro, prima lei da sola, e poi le andate ad avvitare le viti, perché è l'unico modo per poter riuscire senza sacramentare e perdere tutte le possibilità di avere un posto in paradiso di poter infilare i binari. È un sistema valido anche questo, non comporta nessun tipo di problema. Utilizzatelo. Ora concentratevi bene, perché dobbiamo prendere il punto zero, ok? La prima cosa che dobbiamo fare è portare questo fermapezzo in prossimità dello zero, della tacchetta graduata che c'è sia da questa parte che da questa parte. Ora siamo speculari, quindi lo vedete come allo specchio. Allora lo si sistema, io l'ho già sistemato, perfettamente a zero. Si stringe forte la vite per non far muovere questo punto. Successivamente questo è libero di andare dove si vuole e lo teniamo a una distanza X, tipo qua. Fissiamo anche lui. Stessa cosa lo facciamo anche di qui. Quindi il pezzo va fermato al punto 0 e questo è fermo già al punto 0, è già fissato, e anche questo è fissato a un punto X. Allora, nel momento in cui noi abbiamo fissato le quattro viti e quindi tutto il blocco è fermo, ci resta solo questo in movimento. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a metterla in battuta totale e stringiamo ulteriormente le viti. Stessa cosa da questa parte, che è già stata fatta, però la rifacciamo assieme. Quindi, guida in fondo, battuta, battuta. La parte importante da fare è andare a far impattare il punto zero con quello che dovrebbe essere la lama. Quindi svitiamo leggermente un mezzo giro e ci allontaniamo. Appoggiamo la squadra di riscontro alla fine del binario, spingiamo delicatamente il tutto fino a quando non si ferma. Questo è il punto zero. Quindi stringiamo, facendo attenzione di non muovere niente. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Perfetto. Questo è il nostro punto zero, dove andrà a cadere la lama precisamente sul materiale da tagliare. Abbiamo calibrato questa guida per tagli paralleli. Di conseguenza non dobbiamo fare altro che spostare le due guide, i due punti zero, al di sotto di quello che è il binario, perché andranno poi a incontrare il materiale da tagliare, in questo caso il legno. Quindi possiamo tranquillamente spostarle loro due, 1, 2, 3, 4, spostarle indietro e spingiamo giù. Ora, per vedere se abbiamo fatto tutto a regola d'arte, mettiamo anche alla prova la guida. Quindi spostiamo giù, stabiliamo una distanza di taglio che potrebbe essere, e ripeto, lo si guarda da questa parte o da questa, stabiliamo di fare un taglio 30 centimetri, va bene. Quindi ricordatevi che il punto è questo, non è quello davanti, è questo, perché era il nostro zero. Lo mettiamo in prossimità del 30,
Stessa cosa da questa parte, portiamo a 30. I binari sono alla stessa distanza e tagliamo. Prima di tagliare, queste guide possono scorrere a fatica su tutto il binario. Per fissarle dovete usare la chiave in dotazione e girare le brugoline che ci sono agli esterni, che vanno in battuta sul binario stesso. Non si muove più niente, è veramente ben serrato. Ora proviamo a fare una prova di taglio. Facciamo un taglio a 20 cm, qui è già impostata a 20 cm su questo pezzo di scarto, e vediamo, facendone magari un paio ripetitivi, se mantiene i 20 cm che noi ci aspettiamo da una guida di taglio a taglio ripetuto. Ok? Andiamo, dai! Una cosa prima di effettuare i tagli è, posso garantirvi che la guida non interferisce minimamente al passare della sega d'affondamento, quindi direi che è proprio un prodotto all'apparenza ben fatto. La prova del 9 è sicuramente la ripetitività dei tagli. Andiamo un po' a vedere. La scala che c'è qua è millimetrata, quindi se mettete da come me 20, non avete 20 centimetri. Però controlliamo lo stesso. Direi che 19,7. Eccoci qua su quelle che sono le considerazioni finali dopo aver aperto la scatola, visto l'imballaggio, visionato attentamente i singoli pezzi, passati al montaggio, alla calibrazione di quello che è la guida e poi anche alla prova vera e propria che abbiamo fatto con dei tagli a 20 cm. Dire che sono personalmente soddisfatto è a dir poco. Il colore rosso mi piace un sacco, l'unica cosa che forse sarebbe stato più professionale avere la scala millimetrata incisa e non semplicemente stampato, comunque che possa venire via quello che è tutta la scala di lettura, perché sono convinto, spero di sbagliarmi, che con un utilizzo continuo probabilmente i numeri possano venire via, perché già ho visto che le parti metalliche scorrendo tra di loro già hanno tolto un minimo di vernice. Comunque, ottima, funzionale, pratica, un po' difficile capire il meccanismo per il settaggio della guida stessa, ma una volta preso è tutto in discesa. Trovo più che comodo, anzi ottimale, il fatto che le prolunghe possano essere aggiunte o tolte a seconda del taglio e della misura che si debba fare, perché immaginate se tutte dovessero essere fisse in pianta stabile, avremmo qualcosa di veramente chilometrico. Sono contento, spero che il video vi sia piaciuto. Come dice sempre Fani, mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina e se vi è piaciuto, se vi sono piaciuto, potrebbero esserci altre collaborazioni. Tutto dipende da voi, mi raccomando. Sono contento di poter essere stato utile a Fani, spero che sia piaciuto anche a voi quanto è piaciuto a me. Ci rivediamo presto. Ciao ragazzi! Quindi, parkour!
cazzo che male lo stronzo con lo spigolo. No. Parkour. La scala che c'è qua è millimetrata, quindi se mettete da coglioni come me 20, non avete 20 centimetri. Parkour. 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 No, amore, che cazzo fai? Amore, quanti. Parkour. 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 Aspetta, ti ho fatta male? No.